Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Paranoiac. Sono sempre io, Mister L, e siamo sempre qui e stiamo andando avanti. Sì, un attimo, sono un attimo distratto a controllare un attimo la registrazione. Ok ragazzi, ancora prima di cominciare, devo essere sincero, non mi ricordo cosa dovevo fare. E inoltre, mi sto ricordando, sono anche qui, mi devo anche, cioè, saluto vivamente un nostro fan che ci segue ormai da molto tempo e molto attivo all'interno della nostra nei commenti, cioè Claudio Bucinà. Grazie mille per il tuo contributo, Claudio Bucinà, proprio perché i tuoi commenti sono veramente, sono, insomma, ci danno veramente molto supporto. Spero di aver azzeccato il tuo nickname, giusto? Sì, deve essere questo. Ok, cazzo dovevo fare, ragazzi? Ah, beh, tra l'altro, fermi un attimo, c'è anche il diario qua. No, questo pezzo. Titolo. Cosa devo fare? Cazzo, non mi ricordo proprio. Stoppo qui un attimo che vado a cercare di capire che dovevo fare. Stoppo qui un attimo. Ok, un attimo che riprovo quindi a ricaricare, a vedere se questa volta qui l'audio va bene. Titolo. Ok. Ok ragazzi, tutto quello che dovevo fare era andare in giro e trovare e cercare roba a caso. All'interno di questa libreria, infatti, nella stanza da dove dovrebbe essere provenuto il mostro, un attimo, mi sto mettendo bene le cuffie, quanti tiricano, mi dice, c'è qualcosa in questo libro. Una nota. Ok, quindi loro stanno cercando di intrappolarmi. Loro mi odiano. Se io non mi riesco a se io non posso proteggermi, la passo. Ah, ok, ecco qua. Se io non posso proteggermi, la password è Saeki. Io sono sicura che non dimenticherò mai il suo nome. Ah, quindi la password della cassaforte è Saeki, che sappiamo quindi essere anche il nome di nostra zia. Ok, sì, scusate ragazzi, è che sono anch'io paranoico con la registrazione, controllo sempre che vada. Ok. Di qua la password di sicuro deve essere quella della cassaforte, non c'è altra via. La password è SAEKI. Oh, si è aperta. Bene, ragazzi, una chiave. Why was di perché era nella cassaforte? Tutto qui, nient'altro? Niente soldi? Niente soldi? Maledizione. Ok, altra chiave. Per me apri questa porta qui. Ah, vero, bisogna fare. Esci, vaffanculo, esci, item, chiave che non funziona, ok. Quindi, altra porta chiusa, dov'era l'altra porta chiusa? Qui è aperta. Qui è aperta anche di qua. A destra c'è il giardino, quindi andiamo su. Questa qui mi ricordo che sia prima la fine, piccolo spoiler, però voglio essere sicuro. Questa qui sopra si apriva, giustissimo, sì, giustissimo, giustino, giustissimo. Io non lo so perché ho lo stesso orientamento delle balene che vanno ad arenarsi nella spiaggia, ho lo stesso orientamento. Loro vanno a buttarsi lì nella spiaggia che si orientano benissimo, c'è un'isola, andiamo a buttarci sopra, io lo stesso, nelle stanze già esplorate. Ok, item, vaffanculo, non fa un cazzo. È bloccata. Item. Ancora non fa un cazzo. Sta qui. Ah, ok. Basta. Le ho controllate tutte. Non c'è altro modo che non. Cioè, deve essere questa di sicuro. Fottiti. Ma che cazzo. Di qua. Qua sotto. Qua. Allora è qua. Ecco qua. Bene, abbiamo aperta. Bene, vai così. Una TV. Analizzami la TV. Avevo una TV simile nel 1800 io, ragazzi. Ok. Un computer da gaming, si vede perché ce l'ha fisso. Un computer, mia zia apparentemente lo usava. È bloccata una password che è, proviamo a vedere se è Saeki di nuovo. Ok, questa password deve essere bloccata. Cos'è, un frigorifero? Ci sono alcune bottiglie mezze piene di acqua qui dentro, un frigorifero in poche parole, uno scadario,
CD and e altre robe. Quel tabellone non lo analizzi, ti fa schifo. Ok. Un sacco di CD, DVD. Il cestino, magari c'è qualcosa in cestino. No. Un divano. Ok. Logico. Ok. Proviamo a vedere se andiamo, se andando al piano di sotto magicamente scatta il telefono. No. Ok, ragazzi, quindi stoppo qua e ricomincio dopo. Sapete perché? Questo che significa? Questo significa che dovrò andare a caso finché non trovo altre chiavi. Ciao a tutti, ci si vede dopo. Ok ragazzi, stavo pensando, siccome questo gioco qui è fatto per metà con il tipo è per metà cerca le chiavi nascoste per la mappa, perché piuttosto non lo faccio per, con voi, cioè così intanto che parlo, casomai taglierò un po' di parti. Ok, machine, un cazzo, panni sporchi, un cazzo, lavandino, niente, 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 niente di niente. Vediamo se qui sopra magari. Ok, niente di niente. Ok. Magari troviamo un altro. Oh, forse qua. Vaffanculo. Qui abbiamo già trovato. Ok. Ah, ok, proviamo quest'altro bagno. Pantofole. Dubito di trovare una chiave nel bagno. Ok, cambiamo stanza di nuovo. Madonna mia, le trovo tutte le chiavi. Qua, no, niente, questi armadi gli fanno schifo, ragazzi. Non vuole nemmeno toccarli. Tra l'altro sto registrando con la porta aperta, così se entra qualcuno, madonna cara. Cosa? Fiori rossi. Fiori rossi, di sopra c'era un vestito rosso. A lei piaceva il rosso, quindi forse è qui che dobbiamo andare a cercare qualcosa nel vestito rosso. I will be tossing this, ah. Mi ci faranno tossire? Non ho capito. Ok, no, anzi ragazzi, mi sto rendendo conto che probabilmente sarà noioso e basta. Controlliamo il fico, niente. Quindi adesso io stacco e ci si rivede dopo. Ok ragazzi, mi è sembrato di aver controllato tutto quanto, a parte questo posto qui. Nothing inside. Niente. Niente ragazzi. Ok, quindi l'ultimo posto che non ho controllato è stato. Oh mio Dio, no, dai, nei ficus. Io ho saltato i ficus, ragazzi, non li ho mica controllati. No, dai. Vado a cercare in giardino, ragazzi, magari trovo qualcosa. Ragazzi, nel giardino, ragazzi, proprio questo qui mi ha proprio. C'erano questi fiori, ho dovuto controllare. Qua in mezzo a un cazzo di niente. Ho controllato e mi ha detto. Questi fiori sono artificiali. Cazzo, tiragli fuori. Stiamo scavando, probabilmente la peggio di Minecraft. Ma che stronzi, la chiave in giardino, là nei fiori, io non è come io non vado a controllare ogni fiore che è in giardino, cioè. Ok, quindi una chiave, zietta. Perché l'hai sotterrata qui? Aspettate un attimo che visto che ho capito come funziona il gioco. Che vado anche a controllare ogni sasso, ogni cosa, ogni fiore, ogni fiore. Poi quando ero qua, è successo che sono venuti fuori. Aspettate che salvo. Diario. Qui, salva. Ok, 36, va bene. Sono passato qui sotto e è venuto fuori un suono di corvi. Adesso la luce è spenta. Prima avevo la luce accesa, mi sono cagato in mano comunque. Mi ha traumatizzato i corvi. Non me l'aspettavo che venisse fuori il suono dei corvi. Quindi, abbiamo un'altra chiave. L'orientamento delle balene arenate, ragazzi. Voi prendete un uomo, lo bendate e lo portate in auto in un luogo sconosciuto. Io avrò il suo stesso orientamento, ragazzi. Proprio avanti. Quindi. Cazzo di niente. Quello lì è il bagno. Ci sono tre bagni in questa casa. Qui è aperto, anche a sinistra è aperto. Qua è giù. È bloccata. È bloccata, ok. Di sopra di sicuro, ragazzi. Andiamo su. Per me questa qui è diventata magra. Perché nell'episodio precedente lo specchio diceva: sto diventando magra, dovrei mangiare di più. Per me è diventata magra solo di correre in giro per la casa.
Oh, ok. La chiave entra qui dentro. Cosa c'è qui? Sta registrando. Sta registrando. Sì, sta registrando. Ok. Perché mi dava la schermata nera, siccome sapete com'è. Era nero. Ok. Un cazzo di niente, un cazzo di niente. Un armadietto scolastico. Dust pens. Non so che sono. Piccole cazzate. A stock of detergenti e cose per la pulizia. Una scatola, un'altra scatola. Tre scatole, ragazzi, sospettoso, no? Un cazzo di niente, niente. Questo qui mi puzzava fin dall'inizio. Showers and such. Showers, questi sono tovaglioli. Ah, una chiave. Per quale camera? Bene, andremo a caso. Questo qui è un tipo di magazzino. Che poi, ragazzi, qui hanno anche fatto male le hitbox. E non posso andare in questo angolino qua dove c'è la sedia. Cioè, qui non posso andare, vedete? Non posso andare, vabbè. No, incazzate e andiamo avanti. Ok. È bloccata. È bloccata. Il campanello! Vai così! Salvo. Cazzo, è il diario. Ah, vi spoilero, questo gioco salvo tanto perché questo gioco ha due finali. Quindi, insomma, vedrò di portarveli entrambi. Spaventoso. Ok. Mi scusi, questo qui ha gli occhi da gatto. Mi scusi, lei è per caso Miki Takamura? Questa qui è per caso la casa di Miki Takamura? Il nome è proprio una roba che... sì, chi sei tu? Cioè, io non farei entrare quelli sconosciuti, ma vabbè. Io sono Shinji Miura. Nella strada qua di fronte, cioè abita di fronte a noi. Your luggage to its delivery. Ah, sembra che ci hanno portato i nostri pacchi a lui. I nostri pacchi, le nostre cose a lui. I trasferitori che non sanno neanche cosa fare. Oh, mi scusi del. Mi scuso per averti causato dei problemi. Noi sono stati quelli là che trasferiscono cose. Beh, Stampede. Anche tu, grazie Shinji Miura per tutti i tuoi bei termini che non riesco a tradurre nemmeno in 3 anni di linguistico di merda. Ok, oh, for it, the delivery per... Ah, ha già firmato, Stampede a firmare, nessuno... Ok, ho capito, me l'ha fatto capire, bravo lui, Stampede è di sicuro firmare. Sapete cosa? Ve lo cerco ora su Google Traduttore, sul telefono qui a fianco, vediamo un attimo... Stamped traduzione, vediamo se firmare. Timbrare, timbrare, ma sì, dai, firmare. Vediamo Word Reference che ci spara sempre tutto quanto. Word Reference che mi faccio aiutare intanto per le cose. Timbro, timbrare, stampare, prestare, timbrare, contributi, camminare, affrancare, implementare, timbrare, timbrare, buoni spesa, mercato, francobollo, francobollo, timbro, timbro, pestare, calpestare, scaccata, ampigliare, uscire, sbattendo. Vabbè, firmare, firmare ragazzi, firmare in poche parole. E qua non so, la gente mi fa capire che in questa località qui la gente si porta dietro in timbri, la burocrati, to, tieni, timbro, il cartellino. Ok, ho già firmato io per le persone che sono passate qua. E basta. Questo bagaglio mi sembra abbastanza pesante. Lascia che lo porti dentro io. Lo porterò io per te. Oh, hai già capito tu dove vuoi arrivare. Ok. No, tu non dovresti. Posso portarla da sola. Sei una scrittrice, non ti sforzare. Devi stare seduta a scrivere. Per favore, non preoccuparti per me. Sono abituato a lavoro fisico. A fare sforzi fisici. Sto qua proprio se io fossi lei. Polizia, subito a casa mia. Va bene, ecco, ci ha messo a disagio, ragazzi. Bravissimo, hai messo a disagio Miki Takamura. Ok, ci ha portato dentro le scatole. Ecco fatto. Posso lasciarle qua, giusto? Sì, grazie, mo veramente molte grazie. Immagino che dovrei ringraziare. sì, immagino che io dovrei ringraziarti. Trovare un modo per ringraziarti, Madonna cara qua. Ok.
Cosa ti va bene del tè? Lui ci stava già sperando. Qui ragazzi, se fossi un po' più bravo, ci avrei messo un doppiaggio stupido, tipo la Friendzone, canzoncina triste, bianco e nero, lui con la lacrima che gli scende, poletto. Oh, lo faresti per me? Allora, bene allora. Ok. Divani l'uno distantissimo dall'altro, un attimo, sto grattando le orecchie, ragazzi, ci suda sotto le cuffie. Shinji Miura. Quindi lei è una scrittrice, giusto? Missy Takamura? È fantastico. Ma non è poi così fantastico. Mi piace scrivere cose di letteratura. Mi piacerebbe scrivere robe abbastanza importanti, ma non ho abbastanza talento. So solo scrivere questi stupidi romanzi. Poi i romanzi più fanno schifo, più vengono seguiti di solito. Ora, non dire questo. Io ti rispetto tutti quanti quelli che fanno una vita da scrittore. E ragazzi, sento rumori in casa, quindi vado a prendere una chiave, chiudere porte. Madonna mia, c'è il rettile, la tartaruga. Mia madre ha voluto prendere una tartaruga anni fa, adesso c'è uno stupido rettile che va in giro per casa. Guarda che entra in camera mia, bastardo. Si apre anche le porte. Un attimo che lo tiro fuori e chiudo la porta e nascondo le chiavi come fa lei. Ok, ci ho messo tipo un nanosecondo, quindi non taglierò neanche la parte. Ok, io rispetto di quelli che fanno una vita da scrittore, quindi cosa stai facendo qui? Migi Takamura. Per un sacco di ragioni, ma per lo più per recuperare, tipo ho avuto un trauma da recuperare, per salute, recuperation, cioè recuperazione, non fanculo l'italiano, intendi forse illness? Ragazzi, sono buoni, indovinate che faccio illness traduzione, che qua penso che sia abbastanza importante. Illness traduzione, me la dai già. Malattia, ok. Illness. Intendi forse per una malattia? Eine Sekundinen, ok. Sì, ma non è proprio seria. So che la casa era adatta per recuperare ed è vuota. Quindi posso vivere qui ed è una fottuta villona. Io in una casa del genere, ragazzi, sarei fottuto perché io perdo cose in una casa di 90 metri quadri. Cioè, a casa mia perdono cose, sapete le bestemmie che partono. Dov'è il telefono? Dov'è il borsello? Dov'è l'astuccio? Dov'è la casa? Immaginatevi in una casa di 500 metri a due piani come sta qui, che bestemmie che tirare fuori, anche se sembra molto ordinata. Si sta riferendo a Mister, a Missy, Missy, alla signorina Saeki. La conoscevi? Sì, lei era mia zia. In ogni caso, adesso è deceduta. Ah, mi dispiace per la tua perdita. Ma tu sei Mister Saeki. Nipote, immagino. Sei la nipote di Mister Saeki? Non sembri, ma non assomigli molto a lei. Veramente? A dire il vero, tutti quelli là che incontro mi dicono che ti assomiglio. Vabbè. Signorina Saeki era un po' strana, potremmo dire. Odd. Odd. Odd, ragazzi, odd, odd. L'ho già sentito un sacco di volte. Odd. Odd, traduzione. Bizzarra, un po' strana, sì, ho fatto giusto. Ma trovatelo voi uno youtuber che si mette qua in extremis a tradurvi cose con il telefono. Ma chi ve lo fa? Ma nemmeno PewDiePie i suoi 100 milioni di iscritti lo fa, figurati. Cioè, in compenso facciamo noi. Ok, era un po'. Sì, non fate un'idea strana, ma. Ogni tanto urlava di notte. Era abbastanza conosciuta qui per via della sua stranezza. Ah, capisco. Lei era mentalmente instabile. Mi dispiace per la sua.
malattia, instabilità, per quello che ha passato. Oh no, no, mi dispiace per... Ah, mi dispiace aver portato questo... per aver tirato fuori questo argomento, non proprio felice. Ora dovrei andare. A meno che non ti vuoi fermare qui. Ma no, 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 va via, va via. Va via, tu hai gli occhi da gatto, sembra... Hai gli stessi occhi degli avatar in... di Avatar, là, come si chiama? Lì. Grazie per il tè. Oh mio Dio. Mi si è fatto... Io me ne sto andando perché mi sono fatto male a un braccio. Oh my god. Non ho capito un cazzo, in ogni caso ha detto in poche parole, chiamaci se hai bisogno di qualcosa. Potrebbe, è dura per una giovane donna vivere da sola in questi appartamenti. Bene, guarda, c'hai il tè caldo lì, ti butti addosso tutto quanto, tieni addosso e fuori da casa mia. Oh, ma sono sicuro che starai bene. Ok. Puntini, 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 fa capire che ci ha messo a disagio di nuovo. Ok, hai ragione. No, infatti non sono abituato a vivere da sola. Ti chiamerò se dovessi avere bisogno d'aiuto. Grazie per la tua... Grazie per essere stato... per avermi aiutato. Per il dialogo, per la visita, grazie di tutto. Ok. Ah, sembrava amichevole. Sembrava in calore, non amichevole. Ok, grazie Mickey per i termini. Almeno lui mi fa capire i termini che significano quelle frasi dopo. Te no, invece. Non ti scomodi. Ok, ragazzi. Penso che adesso ci sarà un inseguimento. Facciamo così. Stoppo qui, finisco qua, salvo e stoppo qua la registrazione. Perché vedo un po' come è venuto fuori che... Non vorrei fare video più lunghi di 40 minuti. Ok. Di sicuro richiederà un po'. È così tardi. Vi farò una doccia e andrò a letto. Tu sei tipo quelle donne lì che si fanno le docce ogni quarto d'ora. Telefono Iren, squilliren. Che è a quest'ora? Magari uno ti chiama in America, là è pomeriggio. Ah, è Mr. Hayakawa. Sarà Mr. Hayakawa. Hayakawa. Non dovrebbe chiamare così tardi. Dai, che devo salvare. Giorno 2. Il telefono fa impazzire, ragazzi. Bueno, già mi dà fastidio il telefono quando suona. Quando suona qua in casa che. Ok. Diario. Cazzo ho salvato. Ho sovrapposto l'ultima data. Ok, vabbè. Ho salvato giusto. Ok, sì. Ok, ragazzi, stop qui la registrazione con questo orribile telefono e. Casomai ci vediamo dopo.